legge di un pregiudicato. Il ragazzo non c'è una denuncia, che il padre sia in galera è una cosa, che la famiglia è quello che è, ma il ragazzo è morto di un incidente stradale e loro hanno sequestrato il cadavere dal primo giorno, che noi ci abbiamo comportato dieci giorni come persone civile e non abbiamo fatto niente di niente, è stato preso come un mafioso il ragazzo, noi che siamo gli zii abbiamo fatto notte e giorni, poi ce l'hanno tenuto come un barbaro il ragazzo, l'hanno preso, l'hanno messo là, non mi avvicinate, noi siamo gli zii, il ragazzo non ha fatto niente di niente. Non abbiamo potuto scegliere la chiesa, non abbiamo potuto fare un corteo, non abbiamo potuto fare il giro del quartier San Paolo dove il bambino è nato, una vergogna. Di una scuola di calcio, non erano persone non so loro cosa hanno pensato di un certo livello per loro, quindi diciamocela tutta, è chiaro che come ha detto anche lei, fa parte di una famiglia dove ci sono diversi pregiudicati, però voi dite lui no, lui è un ragazzo di 15 anni. Poi l'altra cosa, ho detto alla magistratura, prendete il ragazzo, mettetemi voi in macchina, pure fare un giro da sotto alla casa dove l'ha cresciuto il nonno, perché il nonno non era nonno, quello era il padre. Allora io dico, non dobbiamo fare la magistratura di Roma, come hanno detto, per colpa di qualcuno devono partire tutto, e non è giusto. Allora domani mi succede a me qualcosa, siccome che appartengo a Picche Pallini non mi devono fare niente. Addirittura volevano blindare il funerale. Alle 6 lo volevano chiudere. Voi avete protestato, ci sono stati anche dei momenti di tensione dovuti dal dolore che avete provato. Ci hanno blindato il policlinico con i catenazzi. Hanno chiuso i cancelli per non fare uscire nessuno. Tutte le uscite blindate. La primaria della rieliminazione, non ho visto mai famiglia come voi, mi siete comportata, abbiamo donato pure gli organi per salvare 5 bambini, ciò che non è da tutti. Ma loro ci hanno messo. Anche per questo c'è stato un trattamento diverso rispetto a quello che avevano organizzato. Sì. Invece loro a noi ci hanno preso dei mafiosi. C'era più qui magistratura che quando hanno andato a pigliare a Valanzasco. Allora quello che dico io, mettiamo un po', dico alla magistratura di Roma, il cuore, che lì non ce l'hanno. Il cuore. Purtroppo io non me la prendo con gli agenti perché hanno ordine, però me la prendo dall'alto. Il sindaco di Bari doveva prendere provvedimenti, il signor De Caro, che noi l'abbiamo votato e ce l'abbiamo nel cuore. Qualcuno ha detto l'abbiamo evitato per ciò che è successo a Japigia. E che dobbiamo fare? Un remo fascio. Non è un remo fascio che dobbiamo fare. C'ha 16 anni, non c'è una denuncia, poi giocava a calcio. Quello era tutto per il nonno e per la nonna. Il padre in galera, il nonno con gli arresti domiciliari, gli zii. Diamo uno sfogo pure al bambino di fare un funerale più civile. Questo mi sembra che è un mafioso che hanno fatto.